Allora, amici del canale di YouTube, io voglio parlare della Juventus perché abbiamo fatto il 2 di Piccari quando ancora doveva giocare la Juventus. Ha giocato ieri, seconda vittoria, 6 gol fatti, 0 subiti. Qualcuno potrebbe può dire subito: ma gli avversari che ha affrontato? Sì, va bene, ma parto sempre dal presupposto che noi dobbiamo guardare quello che si è visto in campo. Si è visto una squadra che gioca, si è visto una squadra che si diverte. Si sono visti dei giocatori ormai scolarizzati in determinati movimenti, quindi lavoro di campo. Questo è Thiago Motta. Guardate il gol che fa Savona, un movimento senza palla che segue tutta l'azione. Arriva la palla a Savona, Savona cambio di gioco dalla parte opposta dove c'è Mbangula. Mbangula rimette il pallone dentro e c'è lui che segue il movimento che va dentro. Insomma, si vedono spesso queste cose, si sono viste queste cose nelle due partite della Juventus ed è tutta un'altra cosa rispetto al recente passato che noi abbiamo visto, 3 anni di niente, 3 anni di immobilismo assoluto, 3 anni dove io credo che veramente non si sia seminato nulla. E pensate, la Juventus sta giocando, ieri giocava con Verona con due soli acquisti, Cabale e Di Gregorio, tutti giovani. È stato rispolverato Locatelli. Locatelli è tornato a giocare a calcio e questo grazie, io credo, ne sono convinto, al lavoro che sta facendo con Thiago Motta. E attenzione, dobbiamo ancora vedere Nico Gonzalez, Conceição, Cop Miners, Douglas Luiz, Thuram infortunato. Quindi si sta lavorando con questo gruppo di giovani che, come ha detto Motta, sono forti. Chissà se questi giovani con il recente passato si potevano esprimere allo stesso modo. Io ho molti dubbi. Guardate lo stesso Yıldız e guardate anche Vlahovic ieri, come guarda di più la porta e soprattutto andando a vedere la mappa che mostreremo oggi a Maracanà, si muove moltissimo. Poi è chiaro che concretizza tutti i suoi movimenti in area di rigore perché è un centravanti, ma è molto partecipativo. Questo è un altro segnale importante. Insomma, io credo che questa Juve è una squadra che intriga molto e che può lottare con l'Inter. Poi non so se possa vincere, però almeno dobbiamo dire che allo stadio si vede e si respira, anzi, aria fresca, si vede qualcosa di nuovo. Insomma, Juventini, state allegri in questo momento. Alla prossima, ciao a tutti.